All'Istituto Liceo Classico Ruggero VII si è tenuto un convegno della FIDAS sulla sensibilizzazione della donazione di sangue da parte dei giovani, per avvicinarli a questo mondo e fargli capire il motivo importante della donazione. A fare gli onori di casa la preside del Liceo Classico Irene Collerone, coadiuvata da altri professori, e i volontari della FIDAS rappresentati da Ennio Madonia e Nello Ambra. Destinatari del convegno, le classi quinte del liceo, che si apprestano a diventare maggiorenni e sensibilizzare la donazione tra di loro coetanei ed amici. Ogni anno la nostra scuola accoglie per ben 2 volte all'anno le associazioni del territorio che si occupano di donazione di sangue. Quest'anno è col primo incontro con la FIDAS per sensibilizzare alla donazione del sangue. Un'attività che ha visto negli anni coinvolto il nostro liceo e tutti i ragazzi del quinto anno, comunque diciottenni, che hanno potuto conoscere questa realtà e in grande maggioranza hanno accolto l'invito alla prima donazione. Come ogni anno la FIDAS promuove la donazione del sangue, lo promuove nelle scuole perché il target dai 18 ai 65 anni, che è di età in cui si può donare, prevede il coinvolgimento, ci teniamo tanto, al coinvolgimento dei giovani e chi, se non gli studenti dell'ultimo anno delle scuole, possono essere interessati. Noi cominciamo quest'anno col liceo classico, che è attenta a questo, molto attenta col preside Collerone e tutto il corpo docente a questo problema, è sensibile e ci mette a disposizione oggi l'aula magna, come ogni anno, per poter comunicare con i giovani studenti e far sì che possano venire a donare. Noi per l'11º anno consecutivo ritorniamo nelle scuole perché è l'unica fonte dove poter attingere a nuova gioventù, a tanti ragazzi che possono donare, perché purtroppo l'età media dei donatori si è innalzata notevolmente e quando si superano i 65 anni non si può donare più. Noi attualmente siamo in emergenza, purtroppo essendoci 120 talassemici a Caltanissetta solo per loro, occorrerebbero ben 6.000 sacche, perché il talassemico ogni 15-20 giorni ha di bisogno 3 sacche di sangue.